INIM è sponsor al forum di prevenzione incendi. Con Stefano Fantuzzo, sales manager, vediamo quali sono le tecnologie presentate in questa occasione. Buona giornata. Le tecnologie presentate in questa occasione sono delle tecnologie, diciamo, proprietarie di INIM. Abbiamo sviluppato un sistema di controllo, soprattutto per quanto riguarda i rivelatori del tipo analogico indirizzato, particolarmente performante. Il rivelatore è dotato di un MAC address, per cui la centrale, oltre a e autoindirizzare il rivelatore stesso, il pulsante, l'interfaccia, qualunque dispositivo che sia presente nel loop, riesce a ricostruire anche l'eventuale connessione con la stesura dei cavi, ossia c'è una tecnologia particolare sviluppata all'interno di INIM che viene denominata LoopMap, dove la centrale è in grado di ricostruire perfettamente il percorso del cavo. Nel caso vengono perse le mappe di come sono stati estesi i cavi eccetera eccetera nell'impianto, in questa maniera è possibile oltretutto ricondurre effettivamente e ricreare la mappa della tecnologia prima per quanto riguarda una rapida individuazione di un eventuale guasto o di un'eventuale installazione errata, e in un secondo momento valutare se la stesura del cavo è secondo la normativa. Questo viene fatto in maniera automatica direttamente dalla centrale, senza alcun costo di software, ma esclusivamente con gli strumenti che INIM mette a disposizione per quanto riguarda, diciamo, le sue centrali di rivelazione dei fumi. Diciamo che questa è una tecnologia particolare, diciamo esclusiva per proprio dei sistemi della INIM, e questo riguarda tutti i sistemi analogici indirizzati in INIM. La medesima tecnologia viene anche sposata nei sistemi convenzionali, ovviamente con qualche performance di meno rispetto ai sistemi analogici, ma anche i rivelatori convenzionali, per cui in un impianto, diciamo, relativamente semplice abbiamo la possibilità di recuperare un MAC address dal rivelatore e eventualmente rivelare la stesura delle caverie, per cui anche in questo caso capire se il cavo è stato steso a norma, e oltretutto è possibile anche settare il rivelatore per quanto riguarda le performance più adatte all'ambiente da rilevare, per cui un rivelatore di temperatura, trasformarlo in termovelocimetrico, un rivelatore a doppia tecnologia, pesare differentemente le varie tecnologie di rivelazione per dare una rivelazione puntuale e senza falsi allarmi. Questo, diciamo, è una delle caratteristiche dei sistemi che vedete qui esposti.